Il messaggio di oggi è che qui la politica, anche se noi siamo all'opposizione, non può girarsi dall'altra parte, deve raccogliere queste istanze, deve star vicino e raccogliere i bisogni di questa comunità. Questa comunità si sente abbandonata, perché una fase di emergenza come questa, che si protrae ormai da mesi, abbiamo fatto finta di nulla, la politica intendo dire, e questo non è accettabile. Ammettiamo che qui la situazione degli sbarchi ormai è un fallimento, questo governo lo deve ammettere, e soprattutto parliamo con linguaggio di verità. Cerchiamo adesso di intervenire in modo costruttivo, senza più bluff comunicativi, in modo serio, trasparente, per cercare peraltro di venire incontro alle istanze di questa comunità, che ovviamente stiamo raccogliendo un po' di suggerimenti e sicuramente li appoggeremo, perché hanno bisogno di rilanciare il proprio tessuto economico e sociale, che di fronte a un'emergenza del genere, a un collasso del genere, ovviamente soffre complessivamente.